RLB, radioattiva la notizia. RLB, che radioattiva la notizia, buongiorno. Adesso invece sai che facciamo, Simone Gambero? Sì. Ce ne andiamo a Pedace per incontrare una bellissima manifestazione di questo fine settimana. Ne stiamo parlando già da un po', è una manifestazione che fa parte della tradizione appunto del paese di Pedace e si chiama la festa della pecorella. La festa della pecorella, esatto. È una bella manifestazione intrisa proprio di tradizione, ed è con noi il sindaco Marco Oliverio. Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, fervono i preparativi, ormai ci siamo. Sì, siamo proprio addirittura d'arrivo. Oggi ci sarà la bellissima tradizione del cavallo di fuoco, sì, dove i bambini seguiranno questo cavallo, e poi la sera ci sarà il concerto di Mimmo Cavallaro. Sì. Domani invece ci sarà la tradizionale processione dalle 5:30 fino al rientro in chiesa della Madonna Addolorata, che poi Addolorata detta la pecorella. Esatto. Quella della pecorella è una tradizione, insomma, che va avanti da molto tempo, sindaco? Assolutamente, dalla nascita del paese, è una tradizione che non si è mai interrotta. Bene. E che noi cerchiamo di valorizzare, di promuovere sempre di più, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Quindi domani so che sarete anche voi là sul nostro corso, quindi vi aspettiamo con molta gioia e felicità per vivere insieme questa tradizionale festa della pecorella. Una manifestazione tradizionale, ma che vedo ha un coinvolgimento anche importante da parte delle nuove generazioni. Sì, assolutamente. Io infatti voglio esprimere il ringraziamento pubblico dalla vostra radio al Comitato Festa, che è composto prevalentemente da giovani e che da più mesi sono impegnati per realizzare questo evento. Dalla mattina alla sera, da tutti i dettagli, ci sarà come sempre anche i fuochi pirotecnici, quindi autorizzazione, acquisto. E voglio poi ringraziarli pubblicamente, perché insieme al nostro prete hanno, come ogni anno, messo l'animo per realizzare questo evento. E poi non dimentichiamo non meno importante questo piatto pedacese che è famoso. Ma quello è il clou, non è che lo dimentichiamo. È la cucina. Il piatto della cucina, sì, è il clou della festa. Che tant'è che solitamente, quindi anche domani, dopodomani, molte case della nostra comunità saranno piene di ospiti, perché è un piatto tradizionale ma straordinario, di una bontà unica semplicità a coloro, certo, che piace, perché è molto laborioso, tant'è che sono da mercoledì tutte le famiglie che stanno preparando il piatto, oggi metteranno a cucinare la carne, domani verrà infornato la mattina e si toglierà la mattina di domenica per il pranzo. E allora tutti a partecipare alla festa della pecorella, a gustare la cucina, ma insomma a prendere parte a questo fine settimana a Pedace. È molto, molto bello, soprattutto perché ci sono tanti appuntamenti culturali, musicali e quant'altro. Assolutamente, anche noi abbiamo già iniziato con la presentazione di due libri martedì e ieri sera. Stasera ci sarà musica dal vivo con degli stage di ragazzi che fanno parte di un'associazione musicale. Domani, come le dicevo, ci sarà il pomeriggio il tradizionale, certo, cavallo di fuoco, la sera il concerto di Mimmo Cavallaro. Domenica, dopo la processione, ci sarà un altro concerto, poi gli spari a mezzanotte. Chiuderemo lunedì con un altro concerto che adesso mi sfugge, ma che voi abbiamo riportato su qui cosenza.it. c'è tutto il programma della festa, esatto, della pecorella. Sì, l'ho visto, voglio ringraziarvi per questo, come no. Grazie mille, sindaco, allora buona grazie festa, voi, ci vediamo lì domenica, certo, allora. Certo che vediamo, sì, domenica. Una buona giornata, grazie, arrivederci. Grazie a voi, grazie. Buongiorno.